Siamo con il dottore Angelo Troia, che lavora all'Istituto di Botanica della Facoltà di Biologia all'Università di Palermo, che è stato tra altre cose direttore della riserva delle saline di Trapani per 7 anni. Quattro anni. Ed è stato colui che insieme al professore Raimondo ed insieme ad altri che diciamo specifici specialisti da questo punto di vista hanno portato avanti la valorizzazione, soprattutto la tutela della calendola marittima, che è una pianta endemica che si trova qui nelle nostre coste. Vorremmo sapere da Angelo Troia il lavoro che è stato fatto, diciamo i limiti che ci sono stati anche nel salvaguardare la pianta, visto che recentemente appunto Tipa diciamo una pulizia non proprio ortodossa dell'ambiente fatta con le ruspe ha distrutto la quasi totalità di quelle piante, anche se da questa mattina si è evinto che ci potrebbe essere la possibilità di poter recuperare in parte le piante che erano lì presenti. E poi una cosa interessante pure che è stata detta questa mattina è che una ditta francese potrebbe essere del settore farmaceutico, potrebbe essere interessata all'utilizzo di questa pianta, quindi la pianta non è solo testimone del territorio e quindi una valorizzazione, ma anche potrebbe avere risvolti economici. Sì, diciamo che tutta questa storia della calendula è nata dalla visita qui a Trapani di una ricercatrice americana che è interessata alla calendula, che lei conosceva dai libri per motivi di ricerca scientifica. È arrivata qui a Trapani e ha potuto vedere la situazione in cui si trovava proprio nella zona del Cavallino Bianco, lì a San Giuliano. Ed è rimasta un po' sconvolta perché a fronte di una pianta meravigliosa, molto bella, al di là del suo interesse specifico, il contesto era veramente molto degradato. Per cui da lì è venuto uno spunto di un'intervista su un giornale, poi su una serie di iniziative che hanno portato poi il consigliere dei Dona e il consiglio provinciale di Trapani a promuovere delle iniziative per la calendula. La prima di queste è stato appunto un convegno internazionale fatto nel febbraio 2010. In quella sede molte personalità del mondo scientifico, del Mediterraneo, d'Europa sono venute qui a Trapani per parlare della calendula e delle problematiche in generale della gestione di specie rare, specie minacciate, in qualche modo riconoscendo l'importanza anche della specie in sé. E dopo quel convegno la provincia si doveva fare carico di divulgare, di sensibilizzare l'opinione pubblica, perché è emerso anche in sede di convegno che la sensibilizzazione, quindi migliorare dal punto di vista culturale l'opinione pubblica, era il primo passo, quello fondamentale, perché la tutela dell'ambiente non può essere una faccenda di pochi, si deve capire che è nell'interesse di tutti che l'ambiente in cui viviamo sia in buone condizioni e bisogna avere gli strumenti per poter apprezzare questo patrimonio naturalistico che è altrettanto importante di quello culturale. Voglio dire, penso ai templi di Selinunte o a Segesta, ormai penso che nell'opinione pubblica sia entrato il messaggio che quelli sono del patrimonio importante e collettivo. Purtroppo dal punto di vista naturalistico spesso si considerano piante, spesso anche animali, come secondari, di secondaria importanza, o addirittura non si hanno gli strumenti per distinguere le specie o distinguere le cose di cui si parla. Per cui l'importanza di accendere i riflettori sulla calendula marittima era di anche accendere un riflettore sulla capacità di vedere questa diversità e questo patrimonio che abbiamo sul territorio trapanese. È stato anche una cosa soddisfacente vedere che l'amministrazione comunale di Trapani all'inizio di quest'anno ha fatto un bando in cui bando per un parco nella zona lì del San Giuliano, del Cavallino Bianco, in cui si citava proprio la presenza della calendula marittima e si invitava quindi a tenerne conto per valorizzare la zona della vegetazione delle dune, della calendula. In qualche modo era come un risultato, ce lo siamo sentito come un risultato dell'iniziativa del convegno della calendula. Se non che il fatto che poi il comune, non voglio qui entrare nei dettagli, si sia comportato in maniera contraria anche al suo stesso bando, lascia molto perplessi e un po' delusi. Quindi quello che si vuole in qualche modo riproporre è questa attenzione nella divulgazione dell'informazione, nella sensibilizzazione della gente e nel capire che la pianta in sé è una specie, cioè una specie bandiera, una specie simbolo di tutto un contesto ambientale che deve essere sfruttato sia
dal punto di vista quasi idealistico per rispetto al creato, come si sarebbe detto nel Medioevo, nel senso a tutta la natura che ci circonda, che ha una sua dignità al di là dell'uomo. Ma al di là di questi aspetti più idealistici c'è anche un discorso egoistico, cioè che l'uomo vive bene in un contesto ambientale sano, e quindi personalmente preferisco una spiaggia con delle piante endemiche, autoctone, che testimoniano un ambiente in salute, piuttosto che una spiaggia pulita ma deserta, assolutamente piatta e senza nessun sapore. Cioè una spiaggia pulita ma piatta e deserta è in qualche modo scialba, scipita. E infine capire anche che ci sono dei risvolti economici in tutto questo. Come dicevi giustamente tu, una fondazione francese connessa a una grossa azienda cosmetica si è interessata alla calendula ed era disposta a finanziare azioni di tutela della calendula, probabilmente in vista di uno sfruttamento economico che è possibile sicuramente e che va approfondito nei dettagli, visto che questa specie, essendo presente soltanto a Trapani, non è mai stata studiata, perché nessuno aveva la possibilità di accedere a queste rare poche popolazioni. Quindi il fatto che dall'estero c'è un interesse sia scientifico sia economico per questa pianta ci deve fare riflettere che noi abbiamo un patrimonio che non ci possiamo permettere di distruggere in una giornata, in un mezzogiorno di luglio, ma che dobbiamo tutelare per noi stessi, per l'interesse nostro, dei nostri figli, del territorio, e che ci consente di vivere meglio sia dal punto di vista del benessere sia dal punto di vista anche economico, perché ci possono essere dei risvolti di tipo appunto pratico economico. Tutto questo implica un'attenzione, una cultura e un impegno che deve essere quello legato a uno sviluppo organico, sostenibile e concreto del territorio. Grazie Angelo.